amici dei camperisti ci canteranno il loro inno. Lo fanno giusto Dora? Canta Dora. E Dora è una persona innamorata di Gamba Tesa e lei è accompagnata da tutti i loro amici. Accoglieteli con un forte applauso. Quelli a cui piace campeggiare in riva al lago, sopra i monti oppure al mare, sentir cantar quando è notte le civette, il prato verde per noi altre la moquette, e la veranda la teniamo per tinello, per cucinare un cucinotto col fornello, le tavolate tutti insieme con gli amici, così soltanto ci sentiamo più felici. Le stelle accese, la pellaria quando è sera, che bel soffitto, sembra proprio una lumiera. L'uguarte luna su nel cielo va a passeggio, come illumino alla Madonna del campeggio. Allora, siamo con il signor Loreto Stefani. Loreto Stefani, che arriva da... da Lecce. Allora, da Lecce a Gamba Tesa, come è andato questo Capodanno e soprattutto come lo sta vivendo? Beh, diciamo che lo stiamo vivendo in un modo diverso, proprio perché è un'iniziativa diversa dal solito ed è una cosa interessante, bella, c'è molta comunicazione con le altre persone, c'è molto, ci si diverte tutti quanti insieme, è una cosa molto bella e speriamo che continui a essere così divertente e accogliente con noi altri camperisti turisti. Pasticciotto leccese contro Tarallino di Gamba Tesa, chi vince? Beh, non è per campanilismo il pasticciotto leccese. Oh, ci trasferiamo invece al Lido di Camaiore, giusto? Lido di Camaiore. Buongiorno, mi chiamo Gino Bozzoli, sono il presidente del Versiglia Camper Club e appartengo alla Confeder Campeggio. Il mio amico Stefani, che ero suo ospite in questi giorni, mi ha invitato a questo raduno, che è un gran bellissimo raduno mai stato da queste parti. E l'ho trovato molto ma molto proprio interessante e unico anche proprio nel suo genere. Perché? Perché tutta notte dei giovani ci hanno tenuto svegli con le sue bellissime canzoni e musiche. Perciò ringrazio Stefani, il mio amico, e ringrazio anche proprio gli abitanti e tutti questi giovani che ci hanno tenuto. In ogni modo sono qua ancora per ringraziare questo bellissimo paese, Gamba Tesa. Sono qua ancora per ringraziare per l'accoglienza che ci ha dato questo club e ringrazio ancora tutti. Spero di essere qua ancora per l'anno prossimo. Allora, siamo con i signori. Romeo. Rosalba. Arrivate da dove? Roma. Roma. Non so se è la prima volta per voi, ma parlateci di questa esperienza, di questo Capodanno gambatesano. No, non è la prima esperienza, la nostra, abbiamo già altre... 3 capodanni qui a Gamba Tesa, questo è il quarto, e ci veniamo molto volentieri perché è una cosa particolare, è un capodanno particolare, la gente è ospitale, ti ospita nelle case, si balla, si suona tutta la notte finché ce la fai a reggere, poi essendo un po' più anziani a un certo punto noi abbandoniamo e i ragazzi vanno avanti, poi riprendiamo il mattino dopo esserci riposati e quindi è stata una bella esperienza. È da provare. Ma normalmente si fanno anche delle amicizie, ritrovate delle persone che avete conosciuto qualche anno fa. È vero, qui ci siamo rincontrati parecchia gente e poi alla fine facciamo amicizia, perché incontrandoci tutti col campo e anche con quelli col posto, perché i ragazzi, bene o male, ormai avendo 4 anni che veniamo qua, sono loro e sono veramente bravi. Ci troviamo bene. Quindi si viene, diciamo, portando tutta la famiglia e tutta la famiglia si integra anche con i ragazzi del posto. Del posto, è vero, perché loro comunque te coinvolgono tranquillamente, ti ospitano, ti fanno partecipare alla festa, che è quello l'importante, no?
Si dice che il camperista, quando appunto fa turismo, alla fine comunque cerca di assaggiare anche le tipicità del posto e comunque di riportare con sé qualcosa che possa ricordare il posto. Conferma? È vero, perché noi ogni posto che andiamo comunque abbiamo l'abitudine di prendere proprio i prodotti locali e assaggiamo, facciamo e portiamo anche a casa, perché noi abitando a Roma non abbiamo poi tutte queste cose casarecce buone che si trovano nei posti, nei paesi, insomma. Quindi salsiccia, tarallino e vino gambatesano verso Roma? Già, salsiccia già acquistata, il vino ancora no, perché avevamo una scorta di altri luoghi, quindi diciamo un po' di Montepulciano, un po' di roba così, quindi diciamo altre scorte di altri luoghi, ma porteremo anche quello. E vi aspettiamo sul canale 880 per rivedervi anche a Roma, su Telemolise. Io vi seguo qualche volta quando c'è un attimo di tempo che mi ricordo, metto il canale 880 di Telemolise. Auguri! Questa è la vita che a noi altri più ci piace, qui non si parla mai di guerra ma di pace, poi tutti insieme ci si fa lo spaghettino con aglio e olio e un po' di peperoncino. Brava! E il Capodanno gambatesano prosegue anche nelle case, in attesa poi di tornare sul palco con le maitunate. Dunque si mangia e troviamo diverse generazioni a tavola, immagino in questa casa almeno 4 generazioni, ma anche e soprattutto gli ingredienti proprio, diciamo, classici, consueti, i ciufel, ossia pasta fatta in casa. La signora Carmelina Testa ci spiega come si preparano e soprattutto, diciamo, il suo Capodanno in parte l'ha dedicato proprio a questa cosa, a fare pasta in casa. Sì, sì. E si mette la farina sulla teglia e un po' di sale, per quanto basta per il mucchio di farina. Si fa possibilmente con l'acqua calda, si imbasta così piano piano e poi si lavora un po' la pasta a mano. Si lavora un bel po' così, poi si fa la sfoglia con il matterello, ma quello grande di una volta. Si fa la sfoglia abbastanza grande, cioè grande cose, però un po' spessa come spessore di pasta, e poi si taglia. Si tagliano le fettuccine e poi si ritagliano a tocchetti così. E poi c'è la lavorazione dopo, si cavano con 3 dita. Siamo arrivati un po' tardi, ma tutto questo, praticamente il suo Capodanno significa anche questo. Anche questo significa lavorare per tutta questa bella famiglia. Buon anno, grazie. La nipotina, è giusto? La nipotina, yeah. Questa la faccio a mio fratello Donato. Donato sape sunan, Donato sape yuga, sape studia e sape parla a tutta gente che dice così. Allora pecura nera alla fine so io, la gente che dice così, alla fine pecura nera questo proprio io. Siamo con Tommaso, Luciano, Regina, 82 anni, auguri naturalmente, per tutti zio Tom però. Tutto zio Tom, sì. Ecco, parliamo anche di questa notte delle maitunate, lei ne ha viste veramente tantissime di queste notti, come si vivono? 80 capodanno. Come si vivono? E fino a che ora è stato sveglio anche a 82 anni? Fino alle 3 di stamattina. Le hanno portato qualche maitunata? Lei ha risposto? No, perché sto un po' qua lontano da zona. E maitunata no, però l'ho sentito e mi ha fatto piacere. A 82 anni sentì ancora in maitunata. Ecco, quindi diciamo questa tradizione continua. Quando era ragazzo lei, era diversa la cosa? Sì, un po' diverso sì, perché noi danno c'eravamo alle 7 a sera, andavamo a Picas, cominciavamo da Coppirut sotto a fino a sopra. A mezzanotte dovevamo stare in Coppa a Fontana. Stappava che bottiglia di champagne, ma champagne di ieri, non di oggi, e facevo un brindisi e davamo l'augurio all'anno nuovo.
Ecco, diamo anche un po' di indicazioni, diciamo, tutti i posti, se ricordiamo anche i nomi dei vari quartieri, delle varie strade, dove normalmente bisognava andare a portare mai donate, quali erano? Cominciavamo un Goppirut, diciamo, sotto, poi a Montebuco Armanare e in Goppa Fontana, poi a Via Nova, in Goppa Sant'Agne, e qui c'erano le strade che facevamo. E ogni casa ci fermavamo e facevamo a maidonate. Tracciavamo dentro un bicchiere di vino e se ci stavano i saucicci a pizza, facevamo mettere pure i saucicci in paradiso. Che tanto ci stavano bene, ecco, ma da un punto di vista invece degli strumenti, sempre gli stessi oppure erano strumenti più semplici? No, gli strumenti su per giù, fisarmoniche, burzoselle, due fil, tromba, sassofono, questi ci stavano da prima, bufù, tamburelle, suonagliere, questi sono gli strumenti che tenevamo. Perché dobbiamo ricordare che a Gambatesa praticamente suonano tutti e anche all'epoca già comunque c'era gente che c'aveva anche l'ottone a casa, quindi la tromba, il bombardino e quant'altro. Tutto sì, ce l'aveva, sì.